sono un funzionario della Commissione Europea, lavoro attualmente con i Balcani occidentali, con la cooperazione con i Balcani occidentali. In passato ho lavorato in Africa, ho lavorato in Cina, ho lavorato sia per la Commissione Europea che per l'ONU, quando ero in Cina, ho lavorato anche per il governo italiano con il Ministero dell'Ambiente. Ci sono arrivato un po', non dico per caso, però io sono in realtà una base di ingegneri, sono un ingegnere civile, ho lavorato come ingegnere all'inizio, ero un annetto, poi mi sono reso conto che avevo interessi diversi e mi sono lanciato in questo mondo delle relazioni internazionali, della cooperazione internazionale, facendo diverse tappe, facendo i primi stage, i primi contratti, termini e poi dai contratti a termini di commissione ho iniziato a diventare funzionario ONU qua attraverso il programma GPO e poi ho passato un concorso della Commissione Europea e da lì sono partito verso una carriera nell'Unione Europea. Non escludo però di tornare su altre fonti, fare l'ingegnere, lavorare ancora in ONU. Penso che bisogna rimanere aperti nella vita a diverse carriere. Questa però è una carriera affascinante che dà molti spunti, soprattutto in questo momento dove l'Unione Europea diventa ancora, assume un ruolo ancora più importante nel contesto della crisi finanziaria. È un lavoro che è molto affascinante per il tipo di potere che si ha, il tipo di responsabilità che si hanno, sia dall'inizio, anche dal punto di vista finanziario, dalla gestione di progetti di rilievo con tanti fondi, ed è anche un lavoro che porta a viaggiare, a lavorare con una prospettiva molto, molto più ampia di un lavoro più tecnico, più limitato, dà veramente la possibilità di lavorare a 360 gradi e quindi è molto, molto interessante, però so che comunque non devo rivendere il tipo di lavoro che faccio perché c'è molto interesse quando viene pubblicato un concorso della Commissione Europea, un concorso di ONU, c'è sempre tantissima gente che fa domanda perché è un lavoro affascinante e questa domanda è meritata. Un giovane che ha interesse non deve farsi preconcetti sul tipo di laurea che ha seguito. Per questo dico che io sono ingegnere, perché una laurea tecnica non va esclusa come punto di partenza per una carriera internazionale, al contrario, io ho lavorato in Africa dove si fanno progetti infrastrutturali e il fatto che avessi nei miei studi questo tipo di competenza mi ha aiutato a lanciare la mia carriera, quindi lauree tradizionalmente usate nelle carriere internazionali come scienze politiche, legge o lauree più generaliste ma anche lauree tecniche per lavorare in determinati settori. Per poi entrare in questo mondo non è facile, lo ammetto, non è facile, bisogna avere molta pazienza, molta insistenza, molta motivazione, molta iniziativa. All'inizio bisogna accettare magari le condizioni contrattuali non favorevolissime, oppure dei contratti che non sono pagati tanto, bisogna iniziare a fare gli stage, i primi contrattini, magari contratti che durano un mese, 3 mesi, cercare di trovare contatti anche col sottobosco delle organizzazioni internazionali come le ONG, le consulenze che lavorano nell'indotto dell'organizzazione internazionale a Bruxelles, come a Ginevra, come a New York. Ma penso la cosa fondamentale è provare all'inizio, cercare di creare un filo conduttore nel proprio curriculum e all'inizio provare ad adattarsi